Nuovo carrozzeria Vito Paglialunga a Nardò è la giusta soluzione per la tua auto. Riparazione parabrezza. Auto grandinate. Particolari in plastica. Piccole ammaccature senza l'uso di verniciatura. Auto carrozzeria Vito Paglialunga e associato APAS. A Nardò, in via San Severino. Ora siamo con Paolo Zacchino che riesce finalmente a vedere concretizzarsi un vecchio sogno, quello di avere una conferma, perché poi per chi ricerca, per chi studia, per chi guarda indietro nella tradizione, i risultati si ottengono anche in questo modo, avendo delle conferme, no? E Paolo sul fine degli anni Ottanta, ma penso anche in precedenza, è stato partecipe di una scoperta, quella di scoprire in un certo senso, di vedere, di conoscere l'esistenza di alcune monete che in un primo momento non sono state, no? Attribuite alla città di Nardò. Invece poi c'è stato un numismatico tedesco, io non pronuncio bene il tedesco, comunque Lobbeke, che ha fatto una ricerca a livello, diciamo, mondiale, coinvolgendo tanti altri studiosi, e sono rimasti tutti d'accordo che queste monete appartenevano a Nardò. Infatti a Nardò c'è stata una zecca dove hanno prodotto queste monete. E alcuni sono riusciti ad attribuire 5 di queste monete a Nardò, però solamente 2 siamo riusciti ad individuarle, e si trovano al British Museum di Londra. Grande lavoro di ricerca per poter arrivare a parlare con qualcuno di Londra, il direttore, eccetera, con uno come me che appena appena sapevo parlare il dialetto, allora posso parlare in inglese, non era facile. Però attraverso alcuni amici, l'allora Bove, che viveva, e poi dopo c'è stato Pierino Lega. Quindi cittadini nerdini che vivono in Inghilterra. In Inghilterra. Allora siamo riusciti ad individuare queste monete che Lobbeke aveva donato insieme ad altre, perché è una collezione. Prima di donarle al museo, lui ha fatto una scheda, no? Menzionando anche gli studiosi che hanno lavorato e attribuito queste monete a Nardò. Ogni telefonata che si faceva a Londra, e io non lo sapevo, anche quando squilla il telefono, il contatore continua. C'è un costo? C'è un costo. E quando arrivavano le bollette, erano cose... Io mi arrabbiavo con i ragazzi miei, pensando che loro facevano delle telefonate in mia assenza. Invece quando ho messo il conto a scatti, mi sono accorto che mentre io telefonavo a Londra, il contascatti girava velocemente, e allora mi sono dovuto limitare a fare queste telefonate. Comunque, però i nerdini in Inghilterra ti hanno aiutato. Sì, sì, sì. E quindi avete ottenuto anche delle immagini ad alta definizione, sì, delle monete. Le prime sono state, non erano amatoriali, ecco. Si può vedere, perché allora no, le macchinette fotografiche forse non. Invece adesso, con l'interessamento di Pierino Lega, Pierino Lega. Siamo riusciti ad avere delle immagini. Queste sono nel British Museum. Sì, si trovano nel British Museum. E poi, detta pure dal direttore del British, che un'altra moneta, un'altra ma uguale a queste, si trova al Museo di Vienna. Si trova. Però è uguale, allora non abbiamo fatto ricerche per arrivare a Vienna, perché non era il caso, però c'è una moneta simile ad una di queste due. Quindi in origine, però, mi spiegavate, non erano state attribuite alla città di Nardò, ma alla città di Narni. A Narni, perché vicino Rieti, tra Rieti e Spoleto. Gli scritti che c'erano sulle monete
facevano... erano un po', lasciavano pensare, però poi ricerche fatte da questi studiosi, da questi numismatici, hanno portato l'attribuzione alla città di Nardò, di Neretum. Quindi questo comporta una serie di valutazioni sull'importanza di questo centro, in epoca messapica, credo. In epoca messapica, sì. Quindi sì. Nardò batteva moneta propria, aveva superato la fase, no, commerciale del baratto. Del baratto. Quando noi si lavorava con la moneta, a Lecce ancora c'era il baratto. Questo. Lavorava. E allora, sì, perciò Nardò... Perché di che epoca sono queste monete? Queste, loro attribuiscono queste al IV secolo avanti Cristo. Avanti Cristo? Sì. Perciò dico, il baratto c'era, diciamo, in che tutti i posti. Tra il VII secolo avanti Cristo e il V, la grande potenza di Taranto ha fatto sì che anche... le polis, perché comunque delle città messapiche di questo si trattava, come sullo stile greco, ha fatto sì che alcune delle più importanti copiassero un modello economico. Si copiava praticamente il modello economico di Taranto, che in quel momento era la più grande potenza, più vicina del territorio messapico. Si è riuscita ad attribuire le monete a Nardò non solo per le scritte, ma anche per la simbologia, la leggenda che c'è sulle monete. E poi c'è un grande studio che si può fare, e hanno fatto i numismatici, proprio perché la lira, l'Apollo, sono tutte le simbologie particolari. Poi si va in un campo ancora più grande. Tutto questo ha fatto appunto attribuire queste monete a... E comunque legate, simbologie legate alla cultura dell'epoca di Taras, sì, della zona di Taranto. Di Taranto, sì. Quindi comunque legate a un certo tipo di cultura del tempo. Ce ne sono altre, perché nella provincia di Lecce si è riuscito a trovare queste monete a Nardò in alcune forme, nel senso in alcuni valori. In altri, ad esempio ad Alezio, ad Augento, altre importanti città messapiche, certo, però irritrovabili praticamente, perché ci sono soltanto queste qui di Nardò. Lì sono a leggenda anche, alcune sono con delle scritture... proprio in lingua messapica, queste qui invece sono più in lingua ellenica. Quindi in ogni caso le culture neolitiche, queste prove che state trovando ci danno testimonianza di un centro importante nell'antichità, assolutamente importante. Sì. Anche il fatto che la città messapica fosse orientata verso Taranto, guardasse il proprio centro verso Taranto, continua, e che le strade importanti dell'epoca portassero verso Taranto, continua a dirci... Dobbiamo pure ricordare che durante la guerra tra Roma e Taranto, la Lega Messapica appoggiò Taranto, certo, effettivamente, andò contro Roma. Insomma, da una piccola moneta no, abbiamo una lente aperta sul passato. Paolo. Certo, certo. E le iniziative adesso, perché poi le storie sono belle, ma non possono rimanere tradizione orale, no? Bisogna in qualche modo trascriverle e darne testimonianza. Adesso le vostre iniziative quali sono? Presumo... ristampare o pubblicare nuovamente questo libro, che una ristampa aggiornata con le ultime notizie, anche se la stampa è stata fatta e quando ancora devono ancora impaginare è venuto fuori il discorso dell'università, perché noi non conoscevamo. Quindi scusami, il libro c'è stato negli anni 80, sì, lo state ristampando. E ridistribuendo. Un nuovo contributo a questa storia appare bellissima. Certo. E questo è un libro con autorevoli interventi, se non sbaglio, no? Anche, anche di carattere accademico. Certo. Quindi questo libro lo ritroveremo in distribuzione quanto prima. E poi c'è anche un'altra iniziativa. Unitamente al libro, noi stiamo per... ancora non siamo riusciti a trovare la persona giusta per poter fare il conio della moneta. Abbiamo già il permesso del British Museum. In modo da farne dei gadget, delle repliche. Creare proprio un premio, no? Ecco. Il premio... per esempio nella moneta d'argento, questa è la moneta d'argento. Ah, di che cosa, che leghe erano? Una questa d'argento è e una di quella è bronzo. Questa è in argento. Questa d'argento c'è per esempio la lira musicale. Sì. La lira musicale è il modello proprio antichissimo della lira musicale.
e noi si potrebbe realizzare un premio, la lira musicale d'argento, da assegnare a coloro che si sono distinti nel campo dell'arte, delle ricerche. E a livello accademico, a livello di convegni, di tesi universitarie, che novità ci sono? Sì, il professore Aldo Siciliano, che è entrato in contatto con noi, ha già predisposto il convegno che si dovrà fare. Siccome noi non siamo preparati, abbiamo anche i nostri limiti, non è questione che noi sappiamo realizzare convegni di questo genere, abbiamo chiesto al professore, con la collaborazione anche del professore Mennone, che lui conosce benissimo, questo professore, attraverso Andrea e attraverso il professore Mennone siamo riusciti ad avere alcuni appunti di ricerche che ha fatto una tesi universitaria la signorina Stefania Montanaro. Ha fatto proprio una tesi universitaria sulle monete che sono state attribuite a Nardò, e poi il professore Siciliano ha predisposto come verrà articolato tutto il convegno. Addirittura, oltre ai nomi che tu troverai poi su quegli appunti che io ti ho passato, e anzi ti posso dare questa perché poi la teniamo noi, no? Qui c'è tutto il lavoro del convegno, così come deve accademici realizzato. Quindi ci sono professori, di varie università d'Italia. D'Italia, e anche c'è anche un professore di Roma, che è un numismatico a livello internazionale, insomma, che verrà. Naturalmente qui ci sono costi che dobbiamo cercare di affrontare e di superare. Forse sarebbe bello anche proporre di stampare, di pubblicare la tesi della dottoressa. Potrebbe essere un contributo anche questo. Cioè, quello noi uno stralcio sicuramente lo stiamo prendendo per inserirlo direttamente nella ristampa. Perché è fondamentale. Anche perché finalmente quindi c'è una conferma, ci sono autorevolissime conferme scientifiche. Sì, non c'è. Perché all'epoca, negli anni 80, si disse che era una mezza ipotesi. Sì, c'è stato qualche arricciamento di naso. Giusto. Mi hanno detto che sono stato precipitoso a fare quello. Ma io non ho detto. Il tempo è stato galantuomo, no? Ho detto solamente quello che hanno detto gli altri, che hanno detto gli studiosi, no? Però era una provocazione per cercare di invitare nella prefazione che c'è del professore Dell'Anna, lo dice apertamente, dice questo è uno stimolo, no? A chi viene dopo, a chi per ama la città, eccetera, continuare a scoprire. E quindi ci stai parlando dei costi, ci sono dei costi che forse non è facile affrontare. Non è facile. Bisogna trovare un... Viene gente da fuori che deve essere pagata, insomma c'è una grande... Sì. E devo precisare che il presidente della provincia, quando ha saputo di questo evento che noi vogliamo, si è messo a disposizione, ha detto senz'altro fa della domanda, perché questa non è una manifestazione da poco conto, ma è una grossa iniziativa, senz'altro fare. Anche il sindaco di Nardò ha detto che voleva no, sapere, eccetera. Poi stiamo cercando delle figure, delle persone che menzioneremo man mano che andiamo avanti, anche attraverso il vostro giornale, attraverso tutte le... Menzioneremo tutti coloro che ci vengono incontro, che quindi amano la città. Ci serve qualche sponsor privato, insomma, per poter completare questo percorso. Perché se vogliamo l'amministrazione, la provincia non è che ti può dare quello che ti serve, dal comune di Nardò, sappiamo che non hanno manco i soldi per comprare le penne, e allora no, devono fare qualche... Quindi chi vuol prendere contatto con voi per dare un contributo alla riuscita di questa iniziativa che è bellissima, che farà parlare l'intera provincia, se non la regione, di Nardò che batteva moneta propria, deve venire qui nel Torrione
dove c'è l'esposizione permanente, o prendere contatto con gli amici del Museo di Porta Falsa. Certo, Paolo certo. Zacchino, insomma, è conosciutissimo. In ultima ipotesi, può anche mandare un'email a Porta di Mare e poi noi la daremo, no? All'associazione, certo, in certo. modo che qualcuno dia un... anche perché non penso che parliamo di costi esorbitanti, no? No, esorbitanti no, ma quindi, lo stretto necessario per una, qualcosa di dignitoso. Il prezzo esorbitante, sai qual è? Quello magari lo affronteremo, è il conio della certo. moneta. Perché quello, solamente il conio, senza le stampe che vengono dopo, ci hanno chiesto 5.000 euro. Per farlo al British? Dovrebbero farlo al British? No, no. No, loro ci danno tutte le... noi lo facciamo. Ah, ok. Lo facciamo noi, ci mandano tutta la... Però quello che ci hanno chiesto è questo. Allora, in attesa di poter... questo lo accantoniamo, lo teniamo certo. da parte per vedere... Che riscontro ci sarà economicamente, finanziariamente, eccetera. C'è anche l'idea di fare la moneta in argento, di farla su lamina d'argento, sì. fare un basso rilievo della moneta. E creare un premio. Cominciando, un costo minore. Cominciando così, perché poi se si riesce a fare il conio vero e proprio, quello è un compito molto arduo, molto grande. Ma la domanda da $1 milione è sempre la stessa, Paolo. Non riusciamo a far tornare né dalla sovrintendenza di Taranto né da altre istituzioni museali, puntualmente non riusciamo a far tornare mai quelle che sono la proprietà, proprietà del territorio, perché sono state donazioni, ritrovamenti e via dicendo. Quindi quale potrebbe essere un tentativo per creare un patrimonio della città nella città, forse istituire finalmente un polo museale reale che abbia un'autorevolezza e si rapporti con le sovrintendenze e con i musei per chiedere certo, dei, certo, dei... Certo, certo. Anche perché questo materiale, come a Taranto, non è sicuramente esposto, starà in qualche cassetto. No, niente, non... addirittura il direttore del museo, non sappiamo se è lo stesso, eccetera, in quegli anni disse: se volete le monete, noi possiamo metterle a disposizione 5-6 mesi, un prestarle, anno, cioè, prestarle per farle vedere, eccetera, certo. eccetera. E noi accettammo subito, diciamo sì, solamente dice che le monete le devo portare io, le consegno al sindaco della città e io stesso tornerò a riprenderle. Non mi ricordo chi era il sindaco di allora. Non è che sto dicendo una bugia, ma non mi ricordo. Non si trovarono i soldi per il viaggio del direttore, l'assicurazione che si doveva fare per queste monete. Magari si può riprovare, perché insomma spediscono i Caravaggio, non spediscono i Michelangelo, insomma. Era disponibilissimo, dice, io non consegno e poi vengo a riprenderle. Insomma. Quindi ci potrebbe essere un sistema per fare una mostra sì, sì. Più importante. Però ripeto, l'idea del polo museale forse certo, inizia ormai a maturare. È importante. Abbiamo tanto da esporre, abbiamo tanto da recuperare. Poi teniamo tutte le monete che il Lucieri di Calatina ha consegnato al Museo di Taranto. Tra quelle... Forse potrebbe esserci quelle della grotta del Fico, dici, quelle essere. Della grotta del Fico sì, di Mondo sì, Nuovo. Sì, sì. Lì ci vorrebbe essere qualche cosa di. Bisognerebbe insomma iniziare a. Siccome li tengono tutte negli scantinati. Mucchiate negli scantinati, non si sa se queste monete, nessuno è riuscito ad entrare, a penetrare, a guardare, a controllare, perché loro non si prendono. Insomma, si parla tanto della Pinacoteca di Nardò, delle anfore della nave oneraria, del museo didattico degli speleologi, della tua esposizione, ma un polo museale ancora non si vede all'orizzonte. Quindi speriamo che questa svolta delle tue ricerche, dei tuoi studi, porti finalmente ad ottenere quello che chiediamo da ormai da decenni, un'esposizione museale. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo messo a disposizione tutte le nostre forze e mi dispiace se si dovesse insabbiare qualcosa, perché ci sono alcuni giovani che stanno per prendere amorevolezza sulla sei riuscito, su questo, sì, sei riuscito a seminare ad Andrea e ad altri eccetera, perché qualcuno gli domanda: Paolo, ma tu hai fatto grande libro, dice, non c'è di dopo di te, no, c'è, ci sono i giovani, ci sono i ragazzi che si sono innamorati e sono sempre presenti. Questa mostra
è sempre aperta tutti i giorni, tutti i pomeriggi. Quanta gente viene a visitarla? Ma tantissima gente, lì abbiamo un registro di firme, ma devi vedere poi i messaggi. Ci sono dei messaggi, Biagio, che in seguito dovremmo anche pubblicare. Sono messaggi bellissimi. Da tutta Italia, da dove vengono? Da tutta Italia, tutta Italia. Si fermano qui, si accorgono che c'è una mostra. Che non è nemmeno molto pubblicizzata, no? No, non pubblicizzata. E poi tornano. Tornano perché portano il fratello, la gli mamma, amici, gli amici, le cose, eccetera. Tantissima gente che ritorna. Ma qui state per sempre, state, perché noi vorremmo far venire le scuole di Verona. Siamo provvisoriamente. No, vorremmo sapere, perché se organizziamo una visita. Addirittura lo hanno anche scritto. Non sappiamo se possiamo fare un dépliant, qualche cosa, eccetera, per pubblicizzare in tutta Italia, perché se non c'è una sede fissa, poi la gente viene e non trova più non nulla. Trova niente. Vabbè, in ogni caso noi abbiamo messo un punto fermo a questa storia. Negli anni in cui sta per scomparire il denaro sta diventando virtuale, tu hai ritrovato qualche cosa di molto reale, cioè le prime monete in assoluto, forse della storia del territorio. Sì. Va bene, grazie a Paolo Zacchino, grazie ad Andrea. Grazie a voi. E speriamo di dare un contributo anche noi. Grazie.